pronto il Race Attack 1000 gara 2. Qui a mio fianco Andrea Tomio. Ciao ragazzi, ben ritrovati. La pole sempre di Lazzaro Valsecchi. Questa volta mi sembra che Torchio ci sia. In seconda posizione Remoto terzo. Seconda fila Pellegrinelli, Grifo e Stefano. Terza fila Levi, Gioitta, Scaltritti. Quarta fila Papa, Puzzo, Gelsi. Quinta fila Giardina, Baccino, Rappaglia. Sesta fila La Rocca, Pisanini. Che gara ci aspettiamo, Andre? Purtroppo gara 1 l'hanno interrotta e quindi non abbiamo potuto vedere fino alla fine. Inizialmente, però abbiamo visto un super Valsecchi, Valsecchi ha dimostrato di essere nettamente superiore. Vediamo se riuscirà a replicare anche in gara 2. Vediamo. Ricordiamo, gara al meglio degli 8 giri, anche gara 2. E qui c'è molta più battaglia rispetto alla Race Attack 600 nella classifica generale, Andre. Sì, è tutto ancora aperto. Adesso a fine di questa gara inizieremo a fare i semafori, via! Vediamo Valsecchi, mi sembra che sia partito bene Valsecchi. Si mette davanti con la sua motona. Vediamo se chiude bene. Sì, Valsecchi davanti. Dietro intanto si accoda probabilmente Torchio secondo. Qui siamo con Nicola Gelsi che è un po' nel traffico. E se riesce, vediamo, probabilmente qualcuno proverà anche a sfruttare qualche scia. Chissà che proprio Gelsi addirittura prova ad andarsene esterno. Forse troppo lì. È Valsecchi davanti, mi sembra Torchio secondo. Gelsi un po' incastonato in quell'avvio. Eh già, era rimasto un po' incastrato. Che gara ti aspetti, Andre? Valsecchi prova a scappare? Sì, però questa volta secondo c'è Torchio. C'è Torchio che non c'era gara 1, quindi lo vedo già lì. Arrembante. È lì che dice dove scappi, dove non scappi. Ti faccio andare, amico mio. Gli dice Crifò intanto in quarta posizione in questo momento con i due Fuggiaschi, con Remoto dietro e con quarto Crifò che ha scavalcato Pellegrinelli. Anzi, guardalo Torchio, guarda Torchio come è vicino. E adesso è tutta un'altra gara, è tutta un'altra gara per Lazzarone Valsecchi che deve tenere duro. E allora viene ultimato il primo giro, Valsecchi davanti, secondo Torchio, subito Remoto. No, però è vicino. Sì, sono vicini. Mi sembra che l'idea sia non ti faccio andare via. Valsecchi, Torchio, Remoto, Crifò, De Stefano, Pellegrinelli, Scaltritti, Gelsi, Papa, Levi, le prime 10 posizioni. Andre. Sicuramente per Valsecchi non sarà così facile come in gara 1, perché questa volta Torchio è lì. E subito ha dimostrato già nel primo giro di esserci, anzi, e di provarci quasi di mettersi davanti. Sai che a livello di punteggio per Valsecchi la sfortuna è che la gara 1 finisce al quarto giro, probabilmente gli verranno tolti qualche punto. Quindi se lui l'avesse vinta tranquillo faceva un 25-0 in gara 1. Quindi magari fanno la metà, Gara 2 diventa ulteriormente importante, anche perché mi sembra che questa volta Torchio non ne senta e vuole mettersi Valsecchi, secondo me è ancora un po' scottato dalla gara prima che non ha partecipato, quindi esatto, questa vuole vincere assolutamente. Guarda, iniziamo a guardare qualche raffronto cronometrico. Guarda, Andre, 1:10:222 per Valsecchi, 1:10:274 Torchio. Sono francobollati. Bene, Remoto, 1:10:07 Andre. Tempo in fotocopia, ma Valsecchi sta girando nettamente più piano della gara precedente. Sì, bravo. Ti chiedo, le condizioni climatiche possono inficiare? È l'ultima gara questa, Forse... Però... No, in realtà secondo me no. Sono le gomme, sempre al solito questione gomme. Sì, loro hanno anche conservative qua, in gara 2. Perché non possono cambiare più di due treni di gomme. Però Torchio non ha corso gara 1. E quindi non è che magari la gommina un po' più fresca? Sì, molto probabilmente è la gomma sicuramente più fresca. Quindi non lo so, vediamo cosa succede dopo la metà gara. Sì. Vediamo cosa succede dopo metà gara. Gelsomino Papa, nono in questo momento, all'inseguimento di Gels e di Scaltritti che stanno provando ad andarsene. Chissà che non ci riescano. Mamma mia, come sono usciti fortissimi vicini l'uno con l'altro. È vicino. Mamma! Guarda, cavolo, però sembra quasi che abbia rinunciato, che Valsecchi lo abbia rispedito al mittente. Sì, si fa vedere, per, come dire, io ci sono qua e... Fotocopia. Magari sta prendendo solo le misure, 1:10:02 in fotocopia al terzo giro. Remoto, 1:10:06, miglior giro per lui. Però ragazzi, non riesce a stargli dietro e Remoto sta provando ad andare. Sì. Mi ricorda un po' la gara prima che abbiamo visto dell'RBF dove... si avvicinava un po' al ferro di cavallo e poi all'ultimo si allontanava di nuovo. Giardina, tredicesimo, inquadrato anche lui. Sta correndo via velocissima la gara, Andre. Otto giri. Crifò, intanto qualche slow motion dei piloti nella fase di partenza con Crifò. Guarda che davanti c'è scritto Crif.
O vedo male? No, sì, 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 sarà un po' Crip. Il suo soprannome, penso, sì, l'iniziale del suo cognome, ecco. Da parte di Crippò, alle spalle Claudio De Stefano, che sta provando anche lui a fare una buona gara. Intanto stiamo vedendo anche Fabrizio Giardina, che l'abbiamo visto inquadrato in precedenza, correre, gareggiare per la sua posizione. Eh già. Molto importante in questo momento riuscire ad acquisire anche molta consapevolezza da parte dei piloti. Stavamo anche indugiando un po' su tutti quanti questi piloti. Questo è Nicola Gelsi, intanto, che viene inquadrato con un fermo immagine abbastanza interessante anche per lui. Sta cercando in qualche maniera di mantenere la propria posizione, sempre un po' in quella terra di nessuno. Gelsi è un po' sfortunato perché ne ha di più di quelli dietro, ne ha troppo di meno di quelli davanti. Quei due davanti stanno facendo una gara pazzesca. Sì, stanno facendo adesso col prossimo passaggio, vedremo qualche riscontro cronometrico per capire se effettivamente stanno andando a darsi solo fastidio, che può essere anche che dandoci un po' fastidio giri un po' più lento. È una percezione da parte di un sacro come Andrea Tomio. Tu hai corso la risata 1000? Nella 1000 no, ho fatto la 600. Fatto la 600 Andrea Tomio, ci sta aiutando evidentemente anche a scoprire poi quali sono i punti, le dinamiche migliori per poter sorpassare, per poter condividere anche con voi la gioia di questo circuito. Valsecchi Torchio, ultimano il quarto giro, entrano nel quinto. 1.10.5 per entrambi in fotocopia, incredibile. Sì, sì, sono 35 millesimi di scarto, sempre però a favore di Valsecchi. Sempre. Che non guadagna nulla, però. Nulla, però comunque lo lascia un po' tranquillo, se si può dire tranquillo, di stare davanti a Gelsi. Su Scaltritti. Bene, Gelsi. Frenate un po' all'interno, ma va. No, bravo, un gran bel sorpasso a parte di Gelsi. Tanto ritorniamo su quei due davanti. Ci sono dei punti dove si avvicina tanto, ci sono dei punti dove si allontana un po'. La solfa non cambia, però, perché poi quando arrivano al traguardo sono sempre appaiati. Si è messo davanti Torchio. Torchio si è messo davanti, ha deciso adesso. Ha fulminato Valsecchi. Adesso vediamo che cosa succede, Andre. Te l'ho detto che secondo me stava un po' studiando tutto quello che stava succedendo. E manca poco perché abbiamo passato la metà gara e bisogna vedere. Forse è stato un po' un azzardo a passare così, perché manca davvero. Però se ne ha qualcosa di però più. Però se questo lo scopriremo adesso col raffronto cronometrico, per capire se effettivamente, non so, metti che va sotto il 10 in questo giro, allora vuol dire che ne ha effettivamente di più. Non va sotto il 10, Andre, te lo posso garantire, ma fa 1.10 e 130. 1.10 e 6 Valsecchi. Molto, molto vicino. 1.10 e 6 Valsecchi, che quindi perde 3 decimi sul rettilineo finale. Adesso dobbiamo capire se riesce però a continuare a macinare, a tenere, a provare a scappare. Crippò inquadrato intanto in quinta posizione, solitario, vede De Stefano ma non riesce ad avvicinarsi. De Stefano a sua volta vede Remoto, non si avvicina. Remoto non si avvicina manco per niente a quegli altri. Allora a questo punto si è creato un trenino lontano, con posizioni abbastanza cesellate. Sai che qualcosina lo ha preso, qualcosa ha guadagnato, sì, è vero. Torchio, è vero. Dovete, stiamo parlando Torchio, di Torchio su, eh? Sì, su Valsecchi, sì. Siamo a metà del sesto giro. Gelsomino Papa non riesce a scavalcare Scaltritti, si avvicina sempre tanto ma non riesce a scavalcarlo, Andre. Esatto, sì. Gelsomino, anche lui un veterano del Motoestate, ha fatto parecchie gare. Sono è l'anima del Motoestate. È l'anima del Motoestate, esatto. Lui e Morselli sono l'anima del Motoestate. Andiamo a vedere il raffronto. Passano il sesto giro e iniziano il settimo. 1.10.4 Torchio, 1.10.6 Valsecchi. Hanno rallentato addirittura. Sì, cioè. Però gli ha preso, mangiato altri due decimini. È a 4 decimi fondamentalmente Valsecchi da Torchio. E a questo punto ti faccio io una domanda. Sì. Ma conviene per Valsecchi provare e a costo di rischiare, o si può accontentare della seconda? Bisognerebbe vedere in campionato come è messo in questo momento. È davanti perché Torchio ha fatto 1-0. E allora in questo momento forse gli conviene conservativo? Sì. Chissà se rimane conservativo, se fino all'ultimo prova la zampata. Però accontentarsi a un pilota è sempre difficile. Sì, un pilota che ha 4 decimi, non a 2 secondi. Io fossi in Valsecchi ci proverei fino all'ultima curva. Cioè, accontentarsi non... Però da fuori... È un po' più facile commentare da fuori. Intanto siamo con Crippò, che passa... Qui siamo vicino, siamo a Ferro di Cavallo, giusto, Andre?
alla X e alla andiamo X, adesso al ferro, al ferro di cavallo con Griffò che si trova in questa posizione, deve tenere la propria posizione per poter confermarsi. E allora tra poco esce fuori final lap. Adesso o ci prova adesso in questo giro o davvero magari ha messo in preventivo di fare un secondo posto. Esatto, esatto. E allora vediamo, eccolo qui, le telecamere indugiano su Andrea Griffò che si trova, lo ribadisco, in quinta posizione, evidentemente alle spalle di De Stefano. Non si è mai riuscito ad avvicinare Griffò a De Stefano, idem Pellegrinelli, non si è mai avvicinato a Griffò. Una gara un po' in solitaria per lui. Assolutamente sì, ha preso margine. Ha preso tanto margine. Ha mollato Lazzaro Valsecchi. Ha mainato le redini. Dice meglio accontentarsi di una seconda che di una prima, rischiando. Andrea Griffò, ancora le telecamere indugiano su di lui, che è quinto. E attenzione, perché ho visto Pellegrinelli minaccioso alle sue spalle. Guarda come ciondola la moto di Griffò, che deve tenere a questo punto la quinta piazza. Ecco. Caduto Griffò, incredibile, dritto da parte di Andrea Griffò. E qui gli è scappata. Poi la strada lì è poca. Vince intanto Alberto Torchio impennando secondo Valsecchi, terzo remoto. Esulta comunque Lazzaro Valsecchi, contento. Quarto De Stefano, a questo punto quinto Pellegrinelli. Andre, vince Torchio, grande gara 2. Purtroppo sarebbe piaciuto vederlo protagonista anche in gara 1, nel frattempo ci accontentiamo così. Adesso daremo poi la linea al parto chiuso per capire, perché dobbiamo fare i calcoli e vedere come ci si presenterà. Esatto, a Cervesina, perché cambia tutto. A dopo. Qualche secondo con Fabrizio Giardina. Te lo dici. Com'è andata, Fabrizio? Bene, siamo partiti bene, siamo rimasti nella posizione di partenza, forse ne ho presa una. Stiamo migliorando, sono sempre più vicini loro. Arriveremo. E noi ti aspettiamo lì. Grazie. Grazie Fabrizio. Ciao. Con Gelsomino Papa questa volta, sì. Mi sono messo la tuta vecchia e mi viene a fare l'intervista. Vabbè, ma tanto guarda, hai la tuta, i tacchi a spillo non ce li hai, sei presentabilissimo, non sei neanche stanco. No. Caldo. No, sono solo un po'... stufo della giornata, dai. Vabbè, comunque è andata bene, giusto? Assolutamente, è lì, vabbè, è intera. Meglio di così? Beh, assolutamente. Sei un grande. Dai. Grazie, vabbè, ciao. Race Attack 1000 Rookie. Diamo le coppe al cielo, un applauso per i ragazzi della Race Attack Challenge. Non potevo andare.